Novità importanti in questi giorni arrivano dalle commissioni del Consiglio regionale anche sulla vicenda dei fanghi di Santa Croce e sulle sospette infiltrazioni mafiose nella nostra economia. Si è insediata infatti la nuova commissione d'inchiesta del Consiglio regionale e la commissione ambiente nel frattempo ha dato il via libera all'abrogazione dell'emendamento finito nell'inchiesta. Un'altra legge arriverà in Consiglio regionale dopo l'ok della Commissione, in questo caso la Commissione Sanità, ed è la legge che riguarda i riders, la loro sicurezza sul lavoro, un caso unico per ora in Italia. Intanto è cominciato il cammino verso gli stati generali della salute. Ci sono molte aspettative, commenta in TV il presidente Mazzeo, ma servirà la partecipazione di tutti, anche dei semplici cittadini. È arrivato anche in Toscana il generale Figliuolo, il commissario per la campagna vaccinale, ha ribadito che sono stati commessi degli errori in passato, ha sottolineato però i grandi passi in avanti compiuti adesso. Torneremo a parlare poi di alcuni temi affrontati nell'ultima seduta del Consiglio e di alcune decisioni prese in materia urbanistica e ambientale, per esempio. In primo piano ci sarà anche Dante Sirso, uomo poeta, a lui l'Assemblea Toscana dedicherà un'intera seduta a settembre e sosterrà altre iniziative per ricordarlo e attualizzarlo. Ecco le immagini della prima seduta, quella di insediamento della nuova commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana. Ogni gruppo esprime un commissario, il peso del voto poi è bilanciato in base alla consistenza effettiva del gruppo in consiglio. Per il Partito Democratico prevale la scelta istituzionale ed è quella di Lucia De Robertis, già presidente della Commissione Territorio e Ambiente. Italia Viva esprime il consigliere Sguanci. Le opposizioni indicano Galletti, 5 Stelle, Stella, Forza Italia, Capecchi, Fratelli d'Italia e Meini, Lega. Proprio quest'ultima, Elena Meini, viene eletta presidente. Mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione, però non ci fermeremo assolutamente lì, perché purtroppo lo abbiamo visto, in Toscana la mafia c'è, esiste, e il compito della commissione dei consiglieri regionali deve essere quello di far sì che si applichino, si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando, la crisi economica che ci ha travolto, purtroppo attira anche questa criminalità organizzata. Quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della Regione Toscana, studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose non si ramifichino nella nostra regione. Nell'ufficio di presidenza l'affiancherà Lucia De Robertis, che ha una volontà chiara che esprime subito. Che la regione metta in atto quelle procedure, quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per evitare che chi molto più bravo di noi a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle interpretazioni. Questo io mi auguro questo, di riuscire attraverso le audizioni di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafiose, o perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuol fare della regione una terra dove tutto si può fare ha sbagliato regione. Rispetto al clima di collaborazione che si concretizza anche nella scelta di chi guiderà la commissione, quella dei 5 Stelle è una voce in controtendenza. La cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con chi in questo momento è oggetto di inchiesta è stato proprio il Movimento 5 Stelle, quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa commissione, alla quale comunque auguro buon lavoro e a cui do subito una prima indicazione, secondo me, di come si dovrebbe impostare, cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana che ha coinvolto non soltanto lo scandalo Keo, ma anche altre iniziative dove ci siano coinvolgimenti della criminalità organizzata,
e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze. Altre due opinioni dall'altro gruppo di maggioranza e poi da Fratelli d'Italia. Maurizio Sguanci, di Italia Viva, è il vicepresidente segretario di questa nuova commissione. Il nostro impegno sarà non tanto quello di occuparci dei fatti occorsi, perché quello è compito della magistratura, ci sono indagini in corso, quindi non saremo noi ad intralciarla. Cercheremo di contattare tutte le prefetture per capire lo stato dell'arte che la fragilità in questa regione in qualche modo ha portato. La pandemia ha portato questa fragilità nella regione. Chiaramente in un momento di così grande difficoltà economica per le cosche mafiose è assai più facile penetrare il tessuto produttivo. Noi cercheremo di capire quali sono le criticità in modo da poterle poi prevenire portandole alla luce del sole e poi adottare tutti quelli che saranno i provvedimenti e noi riterremo necessari in consiglio affinché tutto questo venga scongiurato. Noi come tutti i toscani ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni, ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dai rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche la mafia, l'andrangheta nel territorio toscano, quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere dati, notizie, informazioni che siano utili al governo regionale toscano non solo per tagliare definitivamente cordoni con alcuni ambienti malavitosi, ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia, anche pulizia ambientale e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto. Alla prima seduta ha partecipato anche il Presidente del Consiglio regionale, che alla fine commenta così l'inizio dei lavori. Il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche. Qui va innalzato un muro contro la criminalità organizzata. La Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto e gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare tanto e per questo è necessario che quella commissione vada in profondità, audisca tutti i soggetti che possono essere interessati e costruisca le condizioni perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiose. Intanto da un'altra commissione, la Commissione Ambiente, è arrivato l'ok definitivo alla proposta di legge numero 40, di fatto cancella quell'emendamento finito sotto inchiesta, ma è applicato perché impugnato dal governo, era stato approvato nella seduta di un anno fa, quella del 26 maggio 2020. A questa seduta della Commissione ha partecipato anche Eugenio Giani, presidente della Giunta, che dopo la votazione unanime di qualche settimana fa del Consiglio regionale aveva predisposto la nuova proposta di legge. Adesso manca solo il voto dell'Aula, arriverà in questi giorni. Nella lunghissima seduta del 12 e 13 maggio il Consiglio regionale aveva preso alcune importanti decisioni, le abbiamo già anticipate 7 giorni fa, ora le approfondiamo con qualche commento. Partiamo dagli strumenti urbanistici dei comuni che vengono tutti prorogati se la scadenza cade entro quest'anno, quindi per le previsioni urbanistiche, per i piani operativi e per i regolamenti urbanistici c'è un rinvio. Sono tutti d'accordo i consiglieri, ma nello stesso tempo tutti guardano già oltre. In ogni caso a una diversa mappatura delle pianificazioni territoriali in Toscana. Si unificano le scadenze urbanistiche dovute anche alle proroghe che sono state fatte più volte in virtù della pandemia al 31 di dicembre di questo anno. In più si raccoglie anche la sollecitazione di ANCI che ha chiesto di prorogare di ulteriori 6 mesi il tempo per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici dei comuni. Si tratta di una misura che è figlia di questo tempo, che cerca di agevolare i comuni in difficoltà organizzative per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici, per dare il tempo necessario per farli con l'adeguata cura e con seguendo tutte le procedure previste dalla legge. La Regione non può far legge e poi abbandonare gli enti locali. Sappiamo bene che la pianificazione è strategica per lo sviluppo del territorio, è strategica anche per i posti di lavoro e per le aziende che si vogliono insediare. La 65 questo territorio l'ha bloccato e ora sì, bene che ci siano le proroghe, tutti i nostri amministratori chiedono e sono favorevoli alle proroghe, però dobbiamo anche snellire il sistema e rendere la Toscana più attrattiva e più facilmente governabile anche dagli enti locali.
E poi c'è la montagna, fortemente penalizzata dalle chiusure di questi mesi. Adesso riaprono gli impianti di risalita e arrivano le prenotazioni per l'estate. Il Consiglio approva una risoluzione per il sostegno a tutta la filiera dello sci, partita dal lavoro della Commissione Aree Interne. Dal governo ci sono state delle novità importanti negli ultimi mesi. 700 milioni di euro per il settore degli sport invernali, che sappiamo questione che riguarda varie regioni del nostro paese, ovviamente vari comuni anche nel territorio della Toscana. 700 milioni di euro è una cifra importante. Noi ne abbiamo chiesto come regione che questi 700 milioni di euro però fossero sterzati diversamente, superando il criterio delle presenze turistiche, sostituendolo con quello che riguarda la differenza di fatturato per quanto riguarda i gestori degli impianti, ma soprattutto riprendendo all'attenzione il tema dei comprensori sciistici. Sappiamo che ci sono bar, ristoranti, noleggiatori, ci sono molte attività che da 2 anni, come gli impianti, sono assolutamente ferme. Il documento che era uscito dalla Commissione viene votato da PD, Italia Viva, Lega, Movimento 5 Stelle. Forza Italia si astiene, Fratelli d'Italia non partecipa, criticando lo schema per la distribuzione delle risorse. Ci siamo astenuti su questo meccanismo, mentre abbiamo chiesto e ottenuto che la Regione Toscana si impegni a eliminare i canoni concessori sugli impianti di risalita che gravano sui bilanci delle società per il 2020 e il 2021 e anche in prospettiva, vediamo, per il 2022. Infine abbiamo colto l'occasione per ricordare che il sistema degli impianti di risalita si colloca all'interno di un sistema più vasto, una filiera turistico-ricettiva che ha sofferto tantissimo negli ultimi 16 mesi e che va sostenuta a partire dagli alberghi, dall'agriturismo, dai ristoranti e dagli esercenti pubblici. La Toscana celebra Dante Alighieri, lo farà con una seduta del Consiglio regionale che sarà convocata a settembre, sostenendo economicamente poi una serie di altre iniziative che si aggiungono a quelle già predisposte dalla Giunta regionale. Il dibattito si allarga e il provvedimento comunque passa. Dante ha avuto con Firenze un rapporto tormentato e ha sofferto, quindi è andato a morire fuori dalla Toscana. Allora poterlo ricordare in un momento così significa anche fare i conti con la nostra storia. La storia non si cambia, ma si studia, si approfondisce, se ne sottolineano gli elementi di identità e non c'è dubbio che Dante Alighieri per i toscani sia un elemento di forte identità. Con questa iniziativa vorremmo dal Consiglio regionale mandare alcuni messaggi e fare anche un piccolo investimento a sostegno delle attività di produzione culturale. La Lega si astiene al momento del voto. L'ho firmata perché Dante non rappresenta solo la Toscana, ma direi che rappresenta l'Italia nel mondo. 700 anni sono tanti e è ancora molto attuale. Infatti diciamo che stiamo passando dall'inferno al purgatorio con quello che ci è successo in quest'ultimo anno e si spera veramente di rivedere le stelle presto. Come lui è entrato nella selva oscura, noi siamo entrati in questo periodo di Covid e speriamo presto di uscirne. Poi per il discorso dei 100.000 euro che sono stati stanziati è venuto fuori qualche problema perché abbiamo scoperto che già la Giunta ne aveva stanziati 250.000. Quindi abbiamo chiesto se si poteva in qualche modo eliminare questo punto dalla proposta di legge, ci è stato detto di no, quindi ci siamo astenuti. Votano contro invece Fratelli d'Italia e Forza Italia, particolarmente critico il giudizio di Marco Stella, sentiamo le sue ragioni. Siamo certamente favorevoli a ricordare Dante a 700 anni dalla sua morte. Sappiamo anche che l'infrastruttura più importante che questo paese ha è l'infrastruttura culturale e su questo dobbiamo puntare. Però abbiamo anche consapevolezza di cosa stiamo facendo. Mettere oggi 100.000 euro del Consiglio regionale, dei soldi dei cittadini, per ricordare Dante quando la Giunta ne ha già messi 200 e quindi sommandoli si arriva a oltre 300.000 euro, a noi sembrava eccessivo. Le famiglie non arrivano a fine mese, molte delle nostre aziende stanno chiudendo, molte delle attività commerciali non riusciranno a riaprire post pandemia. Crediamo che le risorse debbano essere non soltanto gestite come il buon padre di famiglia, ma anche in maniera molto oculata. Ecco perché abbiamo votato contrario, perché la legge è tardiva, perché c'è già la Giunta regionale che ha investito 200.000 euro. Se si vuole fare qualcosa su Dante di estremamente serio, lo si doveva fare prima. Come?
comincia effettivamente il percorso degli Stati Generali della Salute in Toscana, che si concluderanno poi in autunno. Ne abbiamo già parlato, ma ricordiamo ancora qual è l'obiettivo di fondo. Tutte le politiche che la Regione porterà avanti nei prossimi 5 anni legate al tema della salute verranno decise durante gli Stati Generali che si terranno a fine anno. Audiremo sicuramente tutti quei soggetti che audiamo per il piano sociosanitario regionale ogni volta, ma sul portale del Consiglio regionale, ora ve lo facciamo vedere, ci sarà una parte specifica per tutti, dai cittadino all'associazione, che vogliono portare contributi o essere auditi dalla Commissione. Alla fine di questo lavoro, prima della pausa estiva, approveremo in Consiglio regionale una risoluzione che conterrà le linee di indirizzo sui quali poi la Giunta organizzerà gli Stati Generali a fine anno. Abbiamo ascoltato anche le voci degli altri schieramenti dell'opposizione. Andrea Ulmi è il vicepresidente della Commissione Sanità e parla di quelle che secondo lui, secondo la Lega, sono le criticità ancora evidenti del nostro sistema sanitario. A partire dai sistemi software che non si parlano in sanità. La parola Stati Generali mi ricorda gli Stati Generali di Vienna o dello Stato francese ante rivoluzione francese. Speriamo che non siano tali e che invece diano voce alle varie parti della sanità in Toscana, sia ospedaliera che territoriale. Da parte nostra ci approcciamo a questi Stati Generali con interesse e con voglia di fare. Speriamo che appunto si traducano in realtà quelle cose che per ora sono soltanto sulla carta. Ancora più dura la capogruppo del Movimento 5 Stelle, che tuttavia auspica il buon lavoro degli Stati Generali. Ci sono grandi aspettative su questi Stati Generali e speriamo che non siano l'ennesimo modo per prendere tempo su questioni annose che l'attuale Giunta e l'attuale Consiglio dovrebbero già conoscere bene, perché vengono presentate all'attenzione dell'Aula da anni e sono diretta conseguenza delle politiche sociali e sanitarie di questi anni. Il taglio indiscriminato che è stato fatto e che è stato annunciato addirittura dall'ex governatore Enrico Rossi come un successo, perché razionalizzavano le spese. In realtà hanno semplicemente tagliato funzioni, servizi e hanno creato sanità di serie A e serie B. In questi giorni, a proposito di vaccini, c'è stata anche la visita in Toscana del generale Figliuolo, accompagnato dal nuovo capo della Protezione Civile. Ne abbiamo parlato ampiamente nei nostri telegiornali. È ormai addirittura d'arrivo la legge sulla sicurezza nel lavoro dei rider, degli addetti delle piattaforme digitali. In questi giorni c'è stato l'ok della terza commissione e il provvedimento, fortemente voluto dal presidente del Consiglio regionale Mazzeo, arriverà adesso all'esame dell'Aula. Ecco cosa ha detto proprio il presidente Mazzeo in TV a Telegranducato pochi giorni fa. Il loro luogo del lavoro è diverso da tutti gli altri, non è in una fabbrica, è sulla strada e il loro capo è un algoritmo. Noi dobbiamo normare con chiarezza e dare più sicurezza a questi lavoratori, dobbiamo fare in modo che ci sia un responsabile sulla sicurezza del luogo di lavoro, cosa ora non prevista, dobbiamo fare in modo che le aziende gli diano tutti gli strumenti per poter lavorare in sicurezza, dai caschetti a quello che può servire, dobbiamo costruire le condizioni perché quella sicurezza che oggi non è normata possa essere normata. È uno scatto in avanti. Il presidente ha partecipato nei giorni scorsi anche alla premiazione dell'Empoli Calcio, la società che ha compiuto 100 anni nel 2020, e la squadra che quest'anno ha fatto di nuovo il salto auspicato dai tifosi in Serie A. Noi con Regionando torniamo, come ogni settimana, venerdì sera alle 21:15, subito dopo il nostro telegiornale.